Ciao a tutti, il mio nome è Quit108 e sono qui per rispondere ad una semplice domanda. Che diavolo è Limbo? Limbo è un platform game con dei puzzle un po' in stile Mario, però un po' più buio. Ed è un gioco della Playdead, che è esattamente una compagnia independent. È molto carino da quello che ho potuto vedere, quindi andiamo a vedere un po' com'è. Beh, per adesso è buio, questo posso assicurarvelo. Tanto, tanto buio. Due occhietti. Un bimbo, evidentemente. Un po' frastornato. Un bimbo con gli occhi che luccicano. Insomma, come presentazione è semplice ma ad effetto, devo dire. Bimbo guarda in alto, non sa cosa sta facendo. Ci si muove con le frecce, perfetto. E si salta col sopra. Col giù non si fa niente. E questo che diavolo è? Ho rotto qualcosa. Direzione sbagliata, perfetto. Abbiamo sbloccato un risultato. Un risultato sbloccato che però non vuol dire un cazzo. Ok, quindi andiamo avanti saltellando come degli deficienti. Io non mi fido un granché. Va bene. Quindi evidentemente qua dobbiamo saltare. Nice. E se finivamo qui dentro? Oddio. È un po' crudo come gioco, no? Va bene, quanta cattiveria, signori. Bravo bimbo, non farti schiacciare. E qui cosa c'è? Non capisco. Cosa devo fare? Evidentemente devo spingere questo, non se ne parla. Però non mi lascia portarlo indietro. Quindi sembra troppo pesante. Spingi bimbo. Ah, con control, perfetto. Nice. Ne, non spingere, tira. Tienilo lì. Perfetto, ora sali. E poi sali. Nice. Dopodiché deduco. Sì, aggrappati qua. Vediamo di scendere un po'. Oddio santissimo. Non sono mai stato bravo sui platformers. Di qua cosa c'è? Ok. Sto bimbo non ha paura di niente. C'ho molto più paura io per lui. E questa è una barca. Oddio. No. Siamo bloccati su una barca. Comunque veramente il modo in cui presentano il gioco è molto accattivante. Ti fa venire da scoprire perché questo è un mondo tutto in bianco e nero e perché al bambino brillano gli occhi. Cosa che mi sta alquanto preoccupando. Ok. I movimenti sembrano essere fatti abbastanza bene. Ora io qua su non posso arrivarci. Però se ho imparato qualcosa, sì. I controlli sono semplicissimi. Control per tenere le cose. E... e i tasti direzionali per andare in giro. Posso salire di qua, perfetto. Dopodiché lanciati, grande bimbo. Ok, nice. In pratica lui è Rambo, può fare tutto e tutti.
Vediamo un po'. Che cazzo? Ma queste sono delle tagliole per orsi. Bene. Ok. È un mondo abbastanza stronzo. Non ti dicono niente su quello che sta. Oddio. Ah! Però forse ho capito. Cioè, questa cosa qua che tiene fermo tutto, questa cosa in decomposizione. Quindi se io metto una tagliola qua. Guardate però la montagna davanti a noi, non sembra un orso. Salta, bimbo. Nice. Quindi ora che facciamo? Ne. Wow. Sì. Andiamo un po' di spinta e via. Nice. Ottimo. Sto capendo più o meno cosa succede in questo giochino. È interessante l'utilizzo di... Oh Cristo! Va bene. Ok. Indiana Jones, uguale. Proprio papale papale. Va bene. Ci siamo salvati in maniera molto pro da quel casino lì. Evidentemente qui bisogna salire in qualche modo. Ma se io vado avanti? No. Bimbo non sa nuotare, si arrampica su qualsiasi cosa, ma il suo grosso problema è il fatto che non sappia nuotare. Quindi se l'acqua gli arriva più delle caviglie, lui affoga. Portiamoci dietro questa scatolina qua. La mettiamo qui, evidentemente. Sì, mi sembra una buona idea. Vedi che... Wow! Grande bimbo. Grande bimbo. Bravo così. Ok. Nice. E ora... Ottimo. Torniamo giù nella maniera intelligente senza buttarsi giù. Così. No. Sopravvive. Ottimo. Bravo bimbo. Ah, lo posso spingere. Ok. Forse ancora un po'. E poi... Nice. Questo bimbo qua è molto intelligente. Devo dire che mi sta piacendo molto il gioco. È semplicissimo. Però è... Ti fa riflettere quasi. Lì c'era una tagliola. Perché lì c'era una tagliola? Dammi la tagliola. Niente. Ok. Oh Cristo. Posso passare? Oddio. Ha! Mancato. Perché ho sentito del rumore metallico? La tagliola si è spostata. Va bene. Boom! È caduta. Ottimo. Salta! Andiamo, bimbo.
È abbastanza se... Ah! Non stavo per dire che è abbastanza semplice. Giuro su Dio che non lo stavo per fare. Comunque sì, i puzzle non sono difficilissimi. Bisogna solo usare un po' di cervello. Posso capire che certa gente si possa bloccare su alcuni puzzle. Via. Nice. Sbagliato. Andiamo, ragnetto. Sì. Ah, che schifo i ragni. E va bene. Passiamo oltre. Quindi, questo è un mondo buio e con un sacco di ragni cattivi. Cosa che non è esattamente... Oddio santissimo. Perché? Adesso... No, sto solo... riesco solo a camminare. Non riesco neanche a muovermi. Oddio. Oddio. No. 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 Ah. Io odio i ragni. No. No. Oh. No. Che schifo. E mi ha appeso. Va bene. Però riesco a muovermi, quindi sono ancora in vita. Ottimo. Nice. E va bene, saltelliamo via. E scappiamo dal ragno, dai bimbo. Nice. Così bimbo, alla cieca. Completamente a caso. No bimbo. E va bene. Questo è un gioco molto carino, devo dire. E io credo che non riuscirò mai a superare questa parte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh Cristo. Ah! va bene ragazzi. Io con questo concludo. Vi ricordo che Limbo è acquistabile su Steam per... Aia. Limbo è acquistabile su Steam per 9,99€, ovvero 10 euro che ne dicano. E niente ragazzi, io sono Quit. Questo è un bimbo morto. E ciao a tutti.